sta abitando anche nella realtà di democrazia sempre più povera che abbiamo, perché il populismo sta crescendo insieme a questa irresponsabilità, a questa fuga dalle proprie responsabilità. E il populismo, vedete, è una brutta bestia. Sono anni e anni, io sono stato accusato anche da qualcuno all'interno, avevo l'ossessione del populismo, ma la storia è maestra. Ogni qualvolta le classi dirigenti abdicano rispetto alle loro responsabilità, per sono spregiudicati, senza alcuna morale, si vanno avanti a parlare di tutto, ma mai di cose realmente che attengono il benessere della comunità e delle persone. Nel senso che il benessere delle comunità, il benessere viene dai sacrifici stessi che ognuno fa per costruirlo, non dalle chiacchiere. Questo è un punto che noi come sindacato in generale dobbiamo comprendere fino in fondo, non stare al gioco di ripetere come pappagalli appunto che le cose vanno male. Certo che le cose vanno male, vanno malissimo anzi. E tuttavia il nostro problema è quello di mettere a fuoco le cose che non vanno, inventariare tutto ciò che fa. Insisto, Paolo diceva, è la buona economia che fa occupazione. È la buona economia. Come si ottiene la buona economia? Non si ottiene certamente lasciando incustodite tutti i fattori dello sviluppo che sono tutti rovinati, tutti. Un'azienda con tasse così alte per l'investimento, certamente molto più alte che in qualsiasi altro paese europeo, senza parlare dell'Estremo Oriente, del Sud America e così via, è chiaro che trova possibilità in altre parti. Un paese che fa costare l'energia tanto, tanto, tanto di più dei nostri concorrenti, è chiaro che scoraggia gli investitori a investire qui. Un paese che ha una giustizia civile lentissima, che fa passare anni prima di risolvere un contenzioso tra un'azienda e un altro interesse, è chiaro che trova più soddisfacente andare dove i contenziosi che fanno parte appunto, fanno parte della dinamica economica, spesse volte, è chiaro che trova più convenienza a investire altrove. In un posto dove i servizi sono sfasciati e costosissimi, è chiaro che scoraggia appunto l'investimento. Potrei continuare all'infinito per dire che le classi dirigenti italiane e soprattutto chi governa centralmente e localmente deve avere a mente queste. Devono avere nella testa cosa intendono fare su queste questioni. E il sindacato, tutto insieme, deve concentrarsi su questa richiesta e anche su proteste che riguardano queste richieste. Perché è drammatico quello che sta accadendo. Non solo non investono, ma stanno andando via. Stanno delocalizzando, e la responsabilità è nell'incuria rispetto a quei elementi indispensabili per rendere remunerativa una iniziativa. Io ho brividi di freddo dietro la schiena quando sento parlare taluni. Di fronte a quello che va via da una parte all'altra, dire non possono farlo perché questo e l'altro, ma non si pongono mai il problema, l'unico problema, freddo magari, ma razionale, che le imprese investono per essere remunerate. E l'occupazione viene da questo.
Su questo, in Calabria, nel sud, in tutta Italia, noi dobbiamo rilanciare una vera iniziativa. Su questo, con gli altri sindacati confederali, dobbiamo dare vita a un'iniziativa di denuncia più forte, che significa parlare con la gente dappertutto, convincere la gente a non ascoltare sirene inutili, dannose oramai per il nostro paese, che superiamo la questione così, come se fosse un non nulla. Basta buone relazioni, basta blitz, basta quello e risolviamo tutto. Non risolviamo niente. Non risolviamo niente, sono anni e anni che il paese affonda perché prescinde da questi aspetti. Qualcuno dirà, ma perché si è così stupidi da non capire che bisogna impegnarsi su quegli aspetti? Non si è stupidi, è faticoso da una parte. Bisogna fare scelte dall'altra e soprattutto bisogna andare contro la rendita, che tu li sottolineavi, la rendita che oramai è un cancro per il nostro paese, la rendita dell'energia, la rendita della pubblica amministrazione, la rendita nelle vicende dei servizi, la rendita in ogni posto. Quella rendita che ha attirato tanti capitali d'industria che fino a qualche decennio fa hanno gestito appunto produzioni industriali che oggi invece li vede gestire quelle galline dalle uova d'oro che le pubbliche amministrazioni concedono, danno in concessione a loro. È un impasto che non va più bene. Ecco perché io sono terrorizzato dal dibattito nazionale che c'è. Io non voglio annoiare o addirittura intristire nessuno, vorrei bene che noi ci rendiamo conto in quale storia stiamo vivendo. Il nostro debito è altissimo e le autorità europee che fanno bene a fare questo. Io spero che nessuno di voi si lasci influenzare da un discorso pericoloso che serpeggia anche in questo paese, che possiamo fare a meno dell'Europa, anzi possiamo fare a meno dell'euro, anzi dobbiamo uscirne e così via, sarebbe la fine per un paese che ha 2 miliardi di euro, 2.000 miliardi di euro di debito, che non ha materie prime. E diciamolo anche, è un sistema sregolato. Se uscissimo dall'euro, il nostro debito aumenterebbe in un solo colpo di moltissimo. Se noi usciamo dall'euro, il barile per noi arriverà a prezzi ingestibili per un paese trasformatore come il nostro. E potrei continuare fino in fondo. Il problema nostro è, pensateci bene, ci sono le elezioni nei prossimi tempi. State attenti a chi istiga gli italiani a uscire dall'euro. State attenti a chi istiga gli italiani a uscire dall'Europa. Noi dobbiamo richiedere l'Europa politica, un governo politico. È vero che oggi l'Europa è succube dei banchieri e delle tecnocrazie, ma per questo vogliamo un governo politico, non uscirne, che sarebbe passare dalla parella alla brava. E c'è altro che magari produce meno ricchezza o nessuna ricchezza. Ed è lì che ci deve essere una discussione molto forte anche qui, che è il modo migliore anche per incentivare le autorità nazionali a considerare meglio le vicende meridionali. Su questo, su posizione del genere, noi dovremmo rilanciare l'iniziativa. Dopodiché vi dico che l'attuale soluzione trovata dal governo di 10 miliardi
speriamo che siano coperti, e noi il 27 di maggio saremo lì a leggere le buste paga. È vero che saranno giorni successivi alle elezioni europee, ma è vero anche che se qualcuno gioca marcio su questo, davvero riceverà un boomerang molto molto pericoloso. Comunque noi il 27 maggio saremo lì a leggere le nostre buste paga. Per noi va bene quello che si è trovato, non a caso, lo sapete, sono anni che la CISL insieme a CGIL e UIL hanno chiesto insistentemente di fare un'operazione del genere, non solo per ridare soldi alla gente per un patto di giustizia, ma anche per l'economia, perché l'economia italiana sta giù, l'abbiamo detto in tutte le salse, perché la gente non ha di che comprare più. Ci sono famiglie, ci sono lavoratori, ci sono pensionati che sono stati sfiancati dalle casse integrazioni, dalle disoccupazioni, dalla crescita delle tasse locali e nazionali, e non ce la fanno più, non spendono, e non spendendo un paese manifatturiero come il nostro è chiaro che non può produrre. Certo, è vero, gli italiani esportano meglio di prima, però il mercato interno assorbe, deve assorbire almeno il 60%, del 70% di ciò che produciamo. Diversamente è chiaro che non ce la faremo, non ce la faremo, e non ce la stiamo facendo adesso. Per questa ragione, ecco perché è importante, è un successo del sindacato. Renzi non ha voluto discutere con noi, ma noi lo sapevamo, non poteva fare diversamente. Era molto tentato da risolvere gli imprenditori, che sarebbe stato un buco nell'acqua, perché tu dai i soldi a loro e che ci fanno con quei soldi? Niente, perché loro hanno bisogno di commesse, e le commesse vengono dal mercato interno vivace, che gli dà esigibilità. Che ci fanno? Fanno investire altrove. E invece avevamo bisogno di questo. Io lo sapevo che avevano messo i soldi lì, conoscendo il personaggio, sotto elezioni avrebbe fatto questo, ha fatto ciò che ha chiesto il sindacato, e va bene il sindacato a sottolineare, e a sottolineare che a noi va bene questa operazione, e tuttavia vogliamo qualcosa in più, almeno per i pensionati più poveri, perché sono stati e sono gli ammortizzatori di danno. Hanno fatto fronte, come in Calabria, ai disoccupati che hanno in famiglia, ai cassi che hanno in famiglia e alle loro tasse in più. È vergognoso tutta questa discussione su Ligni e così via. Se c'era una cosa giusta da fare è di fare la differenza con gli anziani e i giovanissimi. I giovanissimi, perché si sa, si avventurano a prendere un mutuo con gli stipendi che hanno quando li hanno, e gli anziani che si ritrovano case più grandi, vuote dei figli perché sono andati via, e in forza di questo devono pagare un IMU più alta di quello che dovrebbe pagare. Cioè, siccome non esiste equilibrio nel paese, non esiste il buon senso, o comunque il buon senso, come dice Manzoni, è nascosto dal senso comune. Noi diciamo almeno alle pensioni più basse va assicurata la crescita del taglio, delle tasse, e su questo insisteremo. Se vogliamo che l'operazione, e siccome vediamo un Presidente del Consiglio molto capace di prendere i soldi, quindi lo vedremo, perché i soldi si dovranno prendere dal differenziale, lo spread, dalla spendere più, che voi dovete ricordare dovrà dare in 3 anni ben 32 miliardi, e che io insisto anche oggi, non si può fare senza un riassetto delle istituzioni e delle amministrazioni, perché fare dei tagli su una realtà così disorganizzata e rovinata com'è, significa peggiorare ancora di più
non capisco presso la Presidenza del Consiglio e depositato una proposta dei cosiddetti saggi, che io conosco benissimo, anzi la CIS, vi ricordate, raccolse le firme insieme a loro prima che diventasse dibattito nazionale, cioè le regioni devono essere più sobrie e quando sono piccole unificarsi anche, che i comuni devono accorparsi, le province non servono e le baracche e baracchine degli enti locali e delle regioni che costano solo soldi e che sono la discarica dei politici trombati devono sparire. Questa discussione non si fa. Benissimo trasformare la CISL da 12 anni così è di fare il Senato delle regioni, ma il Senato è per poca cosa, non è che forse attento perché devo mantenere un po', cerco di semplificare il più possibile. Anche lì abbiamo un'opinione partendo sempre dalle premesse, non proprio negative, partendo dalle premesse. Le premesse quali erano? Un contratto unico a tutele progressive. Faccio a capire tu, già va capito da nessuno, fatta capire tu che cosa era stato. Io stesso, parlando con il ministro Poletti del lavoro, è una persona seria ed è una persona che conosce bene il terreno di Luca Pesta, perché lui stesso è stato un rappresentante di una realtà importante delle parti sociali. Ho detto, ascolta, tutto casino, per fare che cosa? Devo fare un teatrino, ma non è meglio semplificare, non è meglio utilizzare il contratto a termine. Il contratto a termine, lo ricordo, è il contratto più garantista per il lavoratore e anche per il... Un lavoratore a contratto a termine ha tutti i diritti, tutti, anche quelli sindacali, tutti, di un contratto, di un lavoratore a contratto a tempo indeterminato. Se si conserva come si conserva, in un'azienda non può esserci la somma di tutti i contratti non a tempo indeterminato, non può arrivare a oltre il 20%, credo che la questione si possa gestire benissimo. Questa vicenda delle causali, io spero che la TGR valuti bene questa storia, in Europa non esiste. E poi il problema non è che noi ci togliamo le causali e quindi ci becchiamo molta più precarietà. Certo, se ci fosse solamente il contratto a termine, la mia collega Camusso avrebbe ragione. Se ci fosse solo il contratto a termine, come unico contratto, non a tempo indeterminato, cioè se la regolazione è quella, la metti più alta, la metti più bassa, la metti più là, la metti più in qua, allora sì, è. Ma siccome non è così, non è così. Ci sono le false partite IVA, ci sono le COCOPRO, ci sono gli associati in partecipazione e ci sono i COCOPRO ancora nella pubblica amministrazione. Allora, io dovrei tenere blindata quella parte lì del salone e invece tutte quelle altre porte sfondate senza niente. È una cosa che non regge. La vera precarietà è tenere così le false partite IVA, le COCOPRO, le COCOPRO della pubblica amministrazione e gli associati in particolare. C'è una grande impostura e c'è una omertà gravissima su questa realtà, solamente perché i grandi giornali e le TV ne fanno un uso eccessivo. C'è una coltre sopra questo problema e non bisogna discutere, siccome fa comodo a loro, ma le persone che lavorano in quelle condizioni sono persone parificate ai paria, non hanno nulla, non si capisce che salario devono avere. E siccome la contrattazione sul proprio salario è tra lui o lei e il suo committente, ma non immagino io che potere contrattuale ha questa persona. Quindi salario prossimo zero. In Calabria quanto? 400 euro?
altrimenti al solito siamo al teatrino. Alcuni perché sono furbi, come i governanti, altri perché hanno il paraocchi ideologico che vi pare che ogni cosa inizi e finisce lì, ma non finisce inizia qui, c'è un contesto. Quindi se avessimo solo i contratti a termine pure pure, ma non è così. Quindi questo è il problema. La nostra opinione è questa. La nostra opinione è che noi non siamo contro il tempo determinato. Noi siamo contro il fatto che nel contempo si lasciano libere quelle altre forme di lavoro che fanno precarietà, la peggiore, la più infame, per aumentare, perché ci sono realtà potenti d'Italia che hanno nella pancia, non l'industria, i servizi, hanno nella pancia migliaia, centinaia di migliaia, sono milioni nel paese. Questa è la verità. Quindi se amiamo la verità dobbiamo fare questa battaglia. L'altra questione riguarda gli ammortizzatori. Gli ammortizzatori. Allora, noi siamo in una storia un po' brutta. Io ogni volta sento, dico a lui, ma quanti casini vuole qui? Mi viene la tristezza, perché è chiaro che è il termometro della realtà che abbiamo. Cambiare i sistemi oggi di ammortizzatori, oggi, in piena crisi, è pericoloso. Tu dovresti cambiare le ruote mentre il carro cammina in modo sfrenato. Per fortuna si è fatto, almeno così si è stato detto, di fare una legge, un disegno di legge delega. Significa che avremo del tempo. Avremo da un anno e qualche mese a un anno e mezzo, almeno di tempo, perché la legge delega permette questo. Speriamo che il dispositivo non sia rigidissimo in modo tale da poter essere gestito, ma noi siamo contrari ora a mettere in mano, cambiare la ruota. Dobbiamo sapere che ci vogliono mettere al posto della ruota, che consistenza ha la ruota, e poi se è rotonda, perché sono capace di mettere una quadrata. Vogliamo sapere. La mia opinione è che durante la crisi non si deve muovere niente. Noi casomai dobbiamo essere molto più rigorosi sulle casse di ingresso in deroga nella gestione regionale, ma questo non mette un problema. Sono anni che ripetiamo che costoro devono fare formazione, se non la fanno presente quando coinvolge le persone. Io sono stato davvero orgoglioso di presiedere un'organizzazione che con compostezza e senza costrizioni, voi lo sapete, ha operato una riorganizzazione territoriale potentissima. Magari la politica fosse capace di fare altrettanto, magari ora posso fare politica. E vi dico questo: le categorie si sono offerte di presentare i nuovi loro statuti per gli accorpamenti il 25 di marzo, e c'è l'esecutivo. E faremo anche quello, lo faremo per rendere l'organizzazione più capace per disporre delle nostre risorse, non solo economiche, ma soprattutto umane, di disporre di più nel territorio, di migliorarci e di essere più fedeli ai nostri lavoratori, nei confronti dei nostri lavoratori. E lo dobbiamo fare, ripeto, tutte le incrostazioni che possono venire dalle burocrazie che si formano sempre, noi dobbiamo sapere auto risolverci. Tutte le pesantezze che ci possono essere e così via, dobbiamo sapere auto risolverci. Come abbiamo fatto finora, dobbiamo continuare in questo modo. E io, cari amici della Bresi, vi ringrazio davvero, perché voi siete tra le regioni sempre più solerti a sostenerci, a darci coraggio, a darci incoraggiamento, a sostenerci nelle battaglie più importante. Quindi vi ringrazio davvero, arrivederci a presto.